Facciamo che giocavo a palla con Gesù bambino, e un angioletto azzurro mi cullava nel lettino. Facciamo che io ero la curiosità, e a ogni mia domanda qualcuno risponderà. Facciamo che io ero una fata per la città, e trasformavo tutto in un campo di lilla. Facciamo che io sono io, e che tu sei tu, e insieme ascoltiamo la storia di Gesù. C'era una volta, c'era una volta, c'era una volta, ci sarà mille volte. C'era una volta, c'era una volta, c'era una volta, ci sarà mille volte. Ciao, sono Michele, ho 10 anni, frequento la quinta elementare e ho due fratelli più piccoli, Lorenzo e Davide. Mi piace cantare e disegnare. Vorrei fare una domanda. Perché si dice che Abramo sia il padre della fede? Ciao a tutti! Ciao bimbi, ben ritrovati a Caro Gesù. Ciao Michele, un saluto anche ai tuoi fratelli. Sono contento di rivedervi, sono contento di rispondere alla tua domanda, la domanda su Abramo. Però sai Michele, dato che a te piace disegnare e chiedi di Abramo, perché non ci mandi un tuo disegno di Abramo? Tu come te lo immagini? Io me lo immagino un uomo alto con la barba, magari anche un po' avanti con l'età, con una bella tunica colorata, con i sandali, con il bastone. Sono curioso di vedere come tu te lo immagini. Intanto voglio dirvi subito una cosa, bimbi. Il nome Abramo significa padre di molti, perché Abramo è stato il primo patriarca degli ebrei, dei cristiani e dei musulmani. Ma che vuol dire patriarca? Patriarca vuol dire capostipite di un grande popolo, di una grande famiglia. Infatti Dio un giorno parla ad Abramo e gli promette una grande discendenza. Abramo abitava a Ur, una cittadina nella Mesopotamia, e Abramo sente nel suo cuore la voce di Dio che gli dice di andare via dalla sua terra verso una terra che gli indicherà. Quindi Dio neanche dice ad Abramo, gli dice quale terra sarebbe stata, gli dice che gliel'avrebbe indicata. E Abramo, vedete, ecco perché il padre della fede, si fida di Dio e parte con Sara, sua moglie. Un giorno Abramo sedeva davanti alla sua tenda, si stava riposando, quando vede nella lontananza arrivare tre persone, tre uomini. E Abramo, chiaramente come era usanza del tempo per gli ebrei, decide di ospitarli, quindi li fa entrare nella tenda e queste persone si mettono un po' a parlare con Abramo e gli dicono che tra un anno sua moglie Sara avrebbe avuto un bambino. E Sara, che origliava dalla tenda, si mette a ridere. Perché? Perché Sara era anziana, così come era anziano Abramo, e aveva pensato, ma come faccio ad avere un bambino se sono così avanti con gli anni? Ma, cari bambini, queste tre persone non erano nient'altro che la raffigurazione di Dio, e a Dio nulla è impossibile. Così passa un anno e Sara si ritrova col pancione. Finalmente Abramo e Sara hanno il figlio tanto desiderato e lo chiamano Isacco. Isacco vuol dire proprio egli ride. Perché? Perché Sara si era messa a ridere. Ecco perché, bambini, Dio mantiene sempre le sue promesse. Magari ci vuole un anno, due anni o magari un giorno, mezz'ora. Ma Dio dà ad Abramo e Sara il suo figlio Isacco. E noi dobbiamo sempre credere quando Dio fa delle promesse, perché le mantiene sempre, anche nella nostra vita. Capito? Capito Michele perché Abramo è considerato il padre della fede? Perché è stato il primo a credere ciecamente nelle parole di Dio. Allora bimbi, è arrivato il momento di aprire il nostro libro, quindi venite con me. Sicuramente sarà una cosa interessantissima. E certo, il sacrificio di Isacco. Cari bimbi, la storia continua. Però qui sembra che la storia si incarti un pochino, il sacrificio di Isacco. Eh sì, perché a un certo punto Dio vuole mettere alla prova la fede di Abramo. Vuole sapere se nel suo cuore Isacco, il figlio tanto amato, aveva preso il posto di Dio. Così un giorno dice ad Abramo di offrirgli suo figlio in sacrificio. In sacrificio voleva dire di ucciderlo. Mamma mia, che storia!
E così Abramo, che si fida, lo sappiamo, si fida di Dio, prende suo figlio con altri servi e si incammina su un monte pronto per sacrificare Isacco. Sistema la legna, lega Isacco, è tutto pronto per il sacrificio, quando dal cielo un angelo di Dio ferma Abramo e gli dice: Abramo, basta, non uccidere tuo figlio, Dio ha visto che nel tuo cuore c'è ancora la presenza di Dio, ti fidi ancora di Dio, quindi basta così. Guarda, c'è un montone vicino alla foresta, prendi quello e offri a Dio in sacrificio un montone. E così Abramo segue le istruzioni dell'angelo di Dio. Allora bimbi, una storia forte, certo, sembra che Dio sia crudele, in realtà sta solamente testando la fede di Abramo, che appunto si è rivelato un buon credente nei confronti di Dio. Allora bimbi, anche noi fidiamoci di Dio come si è affidato Abramo. Quando Dio ci promette una cosa, siamo sicuri che la mantiene e lo fa per il nostro bene, come appunto è stato per Abramo. Ah! Ciao Martina! Allora sì, è il suo momento, quindi bimbi, vi lascio a Martina che è pronta con la sua storia. È una storia di una tigre e di un bambino. Ma chissà, mi metto anch'io qui a ascoltarla perché sono curioso. Nel frattempo vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Ciao bimbi! Ciao a tutti! Che bello avervi qui con noi anche oggi. Siete pronti a scoprire una storia piena di mistero e anche con un pizzico di spavento? Guardate che cosa ho per voi! Questa storia ci porterà nell'estremo oriente fino in Cina. È il principe tigre! Guardiamo insieme la copertina e vediamo se c'è qualche indizio che ci fa capire di che cosa parla questa storia. Qui davanti c'è il muso di una tigre, con la bocca spalancata e... Ma lo vedete anche voi cosa c'è nella sua bocca? Ebbene sì, è proprio un bambino. Un bambino che sembra stia dormendo tranquillamente. Per capire meglio, non c'è nient'altro da fare se non aprire la storia e leggere insieme. Questa storia inizia con una foresta intricata e oscura, nella quale ci stiamo per addentrare. Il principe tigre. Nel profondo della foresta, la tigre piange i suoi cuccioli. I cacciatori hanno trovato il suo nascondiglio, l'hanno colpita con una freccia e ucciso i suoi piccoli. Ferita, sanguinante, mamma tigre non ha potuto salvarli. Da quel giorno non smette di andare e venire, il cuore pieno di odio e tristezza, e di aggirarsi intorno ai villaggi. Una sera la tigre attacca, distrugge le case, divora i bambini, gli uomini e gli animali. Ma questo non placa la sua rabbia. Al contrario, il giorno dopo attacca un altro villaggio, poi un altro e un altro ancora. Non appena scende la notte, ovunque echeggiano grida di terrore. Allora l'imperatore decide di combattere la tigre con il suo esercito. Interroga la vecchia Lao Lao, che sa predire il futuro nei bastoncini di bambù. Maestà, non mandate il vostro esercito, dice la vecchia. Renderebbe la tigre ancora più feroce. Solo una cosa può placare la sua collera. Vostro figlio, Wen. Dovrei sacrificare mio figlio, urla l'imperatore. No, maestà, vi prometto,
che non gli accadrà nulla di male. All'imperatore e all'imperatrice si spezza il cuore. Wen invece non sembra triste né spaventato. Mentre finisce il bagno, viene preparato il suo fagotto. L'imperatrice gli regala una giada perché lo protegga. Ovunque sarai, figlio mio, io sarò con te. All'alba, l'imperatore accompagna Wen nella foresta. Ora devi continuare da solo, dice l'imperatore. Qui comincia il territorio della tigre. Non avere paura. Non corri alcun pericolo. Non ho paura, risponde Wen. Quindi oltrepassa il ponte e si inoltra nella foresta. Wen cammina a lungo. Poi, stanco, si addormenta ai piedi di un albero. La tigre ha sentito l'odore di Wen. Si avvicina. Sta per gettarsi su di lui, ma non appena prende Wen tra le fauci, si ricorda che così sollevava i suoi cuccioli. Di colpo tutta la sua rabbia svanisce. Con delicatezza la tigre posa Wen a terra e si accuccia accanto a lui per riscaldarlo. Hai fame? Le domanda Wen al risveglio, offrendole le provviste del suo fagotto. Sai danzare la musica dei tamburelli? La tigre non risponde, ma lo conduce attraverso le montagne fino all'entrata di una grotta. È un passaggio che conduce fino al cuore del suo territorio. Wen è incantato. Un giorno, mentre la tigre riposa, Wen scopre la punta di freccia nella pelliccia. Lei si sveglia di soprassalto e ruggisce. Il ricordo della ferita ha risvegliato la sua rabbia. Sembra sul punto di sbranare Wen. Ma in quell'istante, lo sguardo spaventato di Wen ricorda la tigre, quello dei suoi piccoli. La tenerezza di madre si ridesta. Allora solleva con dolcezza Wen per rassicurarlo. La tigre non attacca più i villaggi. Veglia Wen giorno e notte e gli insegna tutto ciò che serve a un cucciolo di tigre. Le stagioni passano e Wen cresce. Ben presto la foresta non ha più segreti per lui. A palazzo, nel frattempo, l'imperatrice è malata di tristezza. Si domanda se il suo bambino sia ancora vivo. L'imperatore non può più aspettare e decide di inviare l'esercito nella foresta per riprendere Wen. Viene organizzata un'imponente battuta di caccia e vengono accesi dei fuochi. Wen e la tigre sono in trappola. Wen si mette davanti alla tigre per proteggerla da quell'immensa armata. Non tirate, grida. Indietreggiate. All'improvviso, una voce femminile grida: lasciatemi passare. È l'imperatrice che attraversa le fila di soldati per correre incontro a suo figlio. Wen riconosce subito il volto di sua madre. Tigre, dice Wen, ecco la mia mamma. Voi mi avete cresciuto, tu nella foresta e lei nel palazzo. Ora devo tornare a palazzo per imparare ciò che sanno i principi, ma tornerò spesso, perché non voglio dimenticare ciò che conoscono le tigri. La tigre spinge Wen nelle braccia dell'imperatrice e scompare nella foresta. Ogni anno Wen torna a trovare la tigre all'entrata della grotta. Poi un giorno le porta un bambino. È mio figlio, dice.
Tienilo con te il tempo necessario per insegnargli tutto ciò che deve sapere una tigre. Solo così potrà diventare un vero principe. Vi è piaciuta questa storia? Spero tanto di sì. E sapete che al Museo Cernuschi a Parigi c'è una statuetta dell'11 secolo avanti Cristo che raffigura proprio una tigre con in bocca un bambino. Quindi forse questa storia è una leggenda? Chi lo sa? Io vi aspetto settimana prossima con altre storie e adesso invece vi aspetta il piccolo San Francesco. A presto! Crescendo, ti occupi con molta cura del tuo orto. Oh, grazie, frate Francesco. Coltivare le piante può diventare faticoso. Mi permetti di raccogliere delle foglie? Prepareremo una tisana per un bambino che non sta bene. Certo, frate Francesco, ti aiuto io. Allora vado a portargliele subito. Ti ringrazio! Buongiorno, ho portato le foglie di mirtillo per preparare la tisana. Molto gentile, frate Francesco. Per favore, entra. Non ti preoccupare, presto starai di nuovo bene. Adesso devo andare. Ah, le piantine sono molto rigogliose, stanno crescendo bene. Peccato che siano così lente. Se crescessero più in fretta ne avrei in gran quantità. Ascoltando le parole di Pietro, Carlo decise di sfruttare la situazione a suo vantaggio per ottenere il denaro di cui aveva bisogno. Buongiorno, amico. Ti ho portato un prodotto che ti servirà per la tua piantagione. È una pozione per la crescita. Basta versarne soltanto qualche goccia e le tue piantine diventeranno ancora più belle e rigogliose. Mi sarà di sicuro molto utile. La voglio comprare. Ben fatto, amico. Non te ne pentirai. Quanto pesa il denaro ottenuto con l'inganno? Carlo sentì rimordere la sua coscienza, ma non cambiò idea. Pietro era convinto che versare una pozione per la crescita sulle piantine fosse sufficiente e quindi non si occupò di loro come avrebbe dovuto. Non le annaffiò per giorni. Non aveva capito che nella vita, per ottenere certi risultati, non esistono pozioni magiche. Bisogna semplicemente rispettare i tempi del Signore. Pietro restò molto deluso quando vide il suo orto rovinato. Ah, quella pozione! È a causa sua se adesso il mio orto è distrutto. Quell'uomo mi ha ingannato. Questa è acqua, non è certo una pozione. Fratello Pietro, che cos'è capitato? Il raccolto è stato ottimo, amico mio. Guarda un po' come sono grandi queste angurie. E guarda anche le mie mele. Hanno un aspetto meraviglioso. Non ne ho mai avute di così belle. Che splendida frutta avete raccolto. È vero, frate Francesco. Pensa che quest'anno io... Ma, santo cielo, amico Pietro, cos'è successo al tuo orto? Pietro non ebbe l'umiltà di ammettere il suo terribile errore. E l'umiltà è la madre di tutte le virtù. Fino a poco fa stavo coltivando l'orto più bello che voi possiate immaginare. Ma l'hanno invaso i parassiti. E non ho potuto fare niente. Hanno distrutto le piantine molto in fretta. Che tristezza, mi dispiace tanto, amico mio. Posso ben capire che tu sia deluso. Ora tutto il tuo lavoro è andato perso. È un peccato, Pietro, ma l'importante è non arrendersi. Sta più attento la prossima volta e chiedi subito aiuto se hai qualche problema che non riesci a risolvere. L'orgoglio di Pietro non gli permise di riconoscere il suo errore e di essere grato per l'ottimo consiglio che aveva appena ricevuto.
Di sicuro stanno ridendo del mio fallimento e sono venuti qui solo per vantarsi della loro frutta. Fratelli, aspettate! Il piccolo San Francesco si commosse per la situazione e decise di fare qualcosa per risolverla in fretta. Come va nostro figlio? Sta meglio. La tisana che ho preparato lo sta aiutando a riprendersi, però Francesco è tornato oggi e ha detto che un certo Pietro, l'uomo che coltivava i mirtilli, ha avuto un problema con l'orto. Non ci sono più foglie per la tisana. Carlo fu toccato dalla grazia e si rese conto delle conseguenze della sua bugia. Oh, santo cielo, che cosa ho fatto? Buongiorno, vicino. Siamo molto dispiaciuti per quello che è successo alla tua piantagione e allora abbiamo portato qualcosa per aiutarti. Guarda, c'è un'anguria, delle mele e altra frutta. Francesco, che era stato uno strumento nelle mani di Dio per questo nobile gesto, si comportò con molta discrezione e osservò da lontano per evitare imbarazzanti elogi. Non ti preoccupare, fratello. Ti aiuteremo noi a dare vita a un nuovo orto. Le tenebre dell'orgoglio vennero dissipate dall'amore e Pietro riconobbe la provvidenza di Dio nel gesto dei suoi vicini. Oh. Non abbatterti così. Su di noi potrai sempre contare. Non merito quello che state facendo per me. Vi prego, perdonatemi. Io purtroppo vi ho mentito. Oh? Non sono stati i parassiti a rovinare l'orto. Sono stato io a far morire le piantine senza volerlo, in realtà. E la mia vanità mi ha fatto cadere in un peccato persino più grande. La superstizione. Volevo ottenere un ottimo risultato senza sforzo. E alla fine ho perso tutto il raccolto. E peggio ancora, ho perso l'onore, mentendo. Francesco ci ha spiegato che dobbiamo amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come noi stessi. E così Dio ha toccato i nostri cuori e ci siamo messi nei tuoi panni. A quanto vedo è stato un giorno molto produttivo per tutti noi. Abbiamo raccolto i frutti della saggezza. Avete ragione. Vi ringrazio. Voi siete più che amici. Siete veri e propri fratelli. Oh, perdonami, Signore. Sono stato un egoista. E adesso, di tutta questa frutta, che ne facciamo? Oh. Decisero di organizzare una grande festa e di condividere con il vicinato i frutti del loro lavoro. È già tutto pronto. Il fiore della carità diffuse nel cuore di Carlo il profumo del pentimento. È stata un'ottima idea organizzare questa festa per i vicini. Ce la spasseremo, sarà divertente. Verranno in molti di sicuro. Ai! Fratello Carlo, ti stavo cercando. Stai già andando via? La festa inizia tra poco. Ecco, sfortunatamente io devo andare. Non farti pregare, amico mio. Unisciti a noi, solo per un attimo. Buongiorno a tutti. Salve. Ciao. Ciao. Sei tu che mi hai ingannato e mi hai venduto quella finta pozione miracolosa. Hai rovinato il mio orto. Perdonami. Avevo un gran bisogno di soldi, ma non avrei dovuto mentirti. Sarò sincero, ascoltatemi. Vi voglio raccontare. Mio figlio è malato e devo comprargli delle medicine. Frate Francesco ci aiutava con una tisana al mirtillo che gli faceva bene, però è finita adesso. È tutto per colpa mia, perché ti ho ingannato. In realtà abbiamo sbagliato entrambi. Anch'io ho fatto male a cercare una via d'uscita facile per risolvere il mio problema. Ecco, guarda, ho ancora un po' di foglie di mirtillo che ho conservato dall'ultimo raccolto. Puoi portarle a tuo figlio. Sei molto gentile. Io non mi dimenticherò mai della tua generosità e della vostra bontà. E non mentirò mai più per liberarmi dei miei problemi. Da questo male
Poiché Dio ha tratto il bene, aprendo i vostri cuori, voi avete colto il frutto dell'umiltà. Avete riconosciuto i vostri errori e vi siete messi nei panni dell'altro. Verità e terra, nel sentiero è la tua via. Non c'è seme, non c'è pianta senza verità. Bambine, non volate via! Preparate carta, forbici e colla a caldo! Dindon Art è pronto a proporvi una super idea creativa! E riscaldate la voce per cantare con Suor Roberta! A fra poco! Facciamo che io ero la curiosità e a ogni mia domanda qualcuno risponderà. Ciao bambini, ciao bambine, bentornati e bentornate! Vi è piaciuto il cartone del piccolo San Francesco? Avete capito? Dire le bugie non porta mai a niente di buono. Ma veniamo a noi! Oggi voglio proprio farvi vedere questo disegno che mi è arrivato da Paolo. Guardate, guardate cosa ha disegnato! Ma è un pappagallo? È un pellicano? È un cacatua? Di certo è un mio simile e come me amante della musica. Sono proprio contento quando mi mandate questi disegni. Se volete potete mandarli anche voi a questo indirizzo: caro Gesù, senza accento sulla U, @tv2000.it. E poi mi è arrivato questo disegno da parte di Eleonora. Oh, che paesaggio innevato! È molto bello e rispecchia proprio il clima di febbraio. Brrr, il mese più corto e più freddo dell'anno. Mi viene giusto in mente una filastrocca. Febbraio è il mese più breve ed è spesso pieno di neve. Porta vento e gran tempesta, ma giocando è sempre festa. Avete capito di che festa sto parlando? Ah, del carnevale! Ma torniamo al disegno. Vedo anche due bei pupazzi di neve, ma aspetta, sembra un pappagallo con quel becco e sembra che stia cantando. Ah, com'è carino! E l'altro col grembiule non sarà mica Dondino? Dondino, vieni a vedere, Dondino! Ed eccomi che volo da te! Ma Eleonora ci ha fatto veramente un bel ritratto. Hai visto che belli? Un po' freddino, ma va benissimo, ci piace. Allora, ricordi la scorsa settimana? Sì. Che cosa c'è da svelare? C'è l'oggetto misterioso. Perfetto, allora andiamo a vedere di che cosa si tratta e rivediamo anche insieme gli indizi della scorsa settimana. No? Avevamo degli occhioni grandi, una luna meravigliosa, un cappello da maghetto e un bell'albero. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Un gufetto! Naturalmente gli occhioni, perché il gufo guarda che occhioni ha. La luna perché esce di notte. Poi abbiamo il cappello da maghetto, avevamo, perché è il simbolo un po' che accompagna tanti maghetti. Ce n'è uno famosissimo che lo accompagna. Pensa tu. Ed infine la sua casetta, che è naturalmente gli alberi. Allora, visto che l'oggetto misterioso di oggi è un gufetto, noi ne realizziamo uno meraviglioso e soprattutto utilissimo, caro Tommasino. A che cosa ci servirà? Ci servirà perché quando siamo in casa e comincia a tirare un vento fortissimo che sbatte le finestre e sbatte le porte, il nostro super gufetto fermaporta ci aiuterà a fermarla e a non farla sbattere. Guarda che carino! È molto carino, Tommasino! Mi piace, abbiamo pensato alle nostre amichette da casa, quindi l'abbiamo un po' femminilizzato e personalizzato, ma voi potete renderlo e realizzarlo. È una gufetta, quindi preferite. Una gufetta, poi gli troveremo anche un nome simpatico. Paolina, allora, Paolina! La vuoi chiamare Paolina? Sì. E chiamiamola Paolina. Allora, la nostra gufetta si chiama Paolina e ce l'abbiamo qui. Allora,
Come si realizza? Visto che in casa tante volte ci succede una cosa particolare, perché succede una strana alchimia, la nostra lavatrice mangia i calzini. Ah, sì? E certe volte ci ritroviamo con un solo calzino, vedi? Allora, io ho pensato di utilizzare quei calzini spaiati che non utilizziamo più per realizzare questa simpatica idea. Allora, ci occorre del riso, che ha due utilità. Innanzitutto trattiene anche l'umidità, devi sapere, caro Tommasino. Lo sai? Ah, sì? Sì. E che se ne fa con l'umidità che trattiene? L'umidità non serve praticamente a nulla, se non a far crescere le piante e a creare dei climi particolari. Ma il riso trattiene l'umidità e ci rende la casa un po' meno umida, quindi ha anche una doppia utilità. E poi c'ha questa forma bellissima di un gufetto. Ma ce la fai, Doddino? Vuoi un becco? Mi servirebbe una mano, ma tu sei lì a casa. Vuoi io so che tu non ti muovi nemmeno se cade il mondo, ma io faccio piano piano e riempio il mio calzino. Chi va piano va sano e lontano. Piano, 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 piano. Tutto il riso dentro. E con quello che ci avanza ci fai un risotto di noccioline per me. No, nessun risotto, nessun risotto. Oggi creiamo un fermaporta a forma di gufetto, perché devi sapere che io sono innamoratissimo dei gufetti, tant'è vero che ne ho uno... proprio qui. Guardate, è vero, che bello, è vero, Dondino, che ci accompagna da tanti anni ormai. È vero, ma a noi piacciono tutti gli animali. Hai visto il nostro tutti sfondo piacciono di oggi? È ma una città con una farfalla che vola, gli uccellini, sì, i ci gatti. Sono tantissime, ci sono, guarda, anche un uccellino sull'albero, guarda, sembra un piccolo pavone, un piccolo pavoncello sembra. Ci mancava giusto il nostro gufo, anzi la nostra gufetta. Ecco qui, leghiamo naturalmente in questo modo, facciamo un bel nodo, ok. E abbiamo creato questo piccolo sacchetto, che ancora è un sacchetto semplicissimo. Però andremo a tagliare l'eccesso della nostra calza, piano piano, così. Tagliamolo per benino. Ok, e lo togliamo. Adesso andiamo a personalizzare, vale a dire a realizzare tutti gli elementi. La prima cosa che voglio realizzare, perché occorre un po' di attenzione, è il fiocchetto che questa nostra gufetta sulla testa. Vedete che carino, bambini? Allora, vi insegno a realizzarne di così carini e simpatici. È veramente semplice. Prendiamo un pezzettino di gomma Eva che conosciamo benissimo. Ormai sì. Ormai è diventata una nostra compagna di viaggio, la gomma Eva. Quindi ne occorrerà un pezzetto più o meno così. Lo pieghiamo in due, in questo modo. E dobbiamo realizzare questa forma qui. Sembra una gomma da masticare. Sembra quasi come da masticare, hai ragione. Così. Allora. Ok. Un bel... Sembrano quasi dei baffi. No? Stai benissimo con quei baffi, Dondino. Andremo a mettere un punto di colla a caldo, in questo modo. Potrebbero essere la tua maschera di carnevale. Sì, sì, ci devo pensarci, eh. Cominciamo a preparare anche le nostre maschere per carnevale. Io potrei vestirmi da gufo. Ecco, ma sai perché ho scelto di realizzare un gufo oggi? Perché, perché? Perché il gufo è il simbolo della saggezza. Tu sicuramente ne avrai incontrati tantissimi di gufi, no? Ma certo, ecco, un mio amico è un gufo. Ecco, e sai benissimo che sono molto saggi, che danno dei buoni consigli, che sono molto attenti, molto scrupolosi. Però devi sapere che nell'antichità, caro il mio Tommasino, i gufi non erano proprio così ben voluti. Oh no! No, perché venivano considerati un po' dei... porta sventure. Poverini. Sì, delle figure. Sai perché? Perché volavano solo di notte, quindi erano degli animali notturni. E quindi per tanti anni si è portata avanti questa consuetudine, ma anche questa. Che cos'è? È entrato un gufo? No, Tommasino, il solito. Hai visto il solito come sono pappagallo bravo? Che sa fare tutti gli animali e mi fa sempre questi scherzi terribili. A carnevale ogni scherzo vale. Certo. Allora, guarda che carino il mio fiocchetto. Perfetto. Iniziamo a realizzare gli occhietti. Allora, due cerchi. Io naturalmente piego il mio cartoncino in modo tale da lavorare una sola volta. Quindi andrò a fare due cerchi, così. Due cerchi gialli. Poi me ne occorrono di più piccoli, ma di un colore diverso, viola. Dondino, ma dalle tue parti ci sono i gufi? Tantissimi. Io abito quasi in montagna, su una bella collina, e ogni sera, oltre ai gufi, sento delle civette che, devo dire, mi fanno anche compagnia. Mi piace molto il rumore della civetta, fa un rumore particolarissimo. Lo sai riprodurre? Oddio, non sono bravissimo a riprodurre il rumore degli animali, però quando sono nascosti, riposano, fanno questo rumore particolare. Senti, eh?
Oddio, mi viene malissimo. Bravo, sei più bravo di l'apparecchio. Me. Sembrano quasi che abbiano una tosse. E fanno un po' spavento, devo dire. Sei un la ottimo verità. Imitatore. No. Poi con l'apparecchio. Sai perché mi sono messo l'apparecchio? Ah sì? E che sì. Ti serve? L'apparecchio serve innanzitutto per i denti, perché avevo un problemino ai denti, ma tanti bambini portano l'apparecchio. E devo dire, bambini, che una volta passato questo tempo, che può essere un anno, due anni, tre anni, poi sarete meravigliosamente belli. Quindi non vi preoccupate. Anche per noi pappagalli esiste, certo. Quando abbiamo il becco un po' storto. A te ci vorrebbe un morso per il becco ogni tanto. Io ero nato così col becco. Op. Guarda il mio becco storto. E poi mi ha messo l'apparecchio. Dovremmo... Ah, sì, visto? Non lo sapevo questa cosa. Ogni tanto conosco qualche cosa di te, Tommasino. E mi fa piacere. Ti dicevo, dalle mie parti ci sono tantissimi gufi. Tant'è vero che questa estate, la scorsa estate anzi, insieme con i miei bambini, eravamo tantissimi. Siamo andati in una località che si chiama Prato di Campoli, che è una montagna che si trova vicino casa mia. E lì sopra ci sono tanti animali liberi, naturalmente, in natura. È venuta la polizia, che ha raccolto nel corso dei mesi degli animali feriti, e quel giorno sai che cosa ha fatto? Che cosa? Li ha liberati tutti quanti, e c'erano civette, gufi, barbagianni e addirittura hanno portato anche un serpente gigante, un che serpente? Hanno liberato. Ma io ho paura, sì, dei serpenti, Don anche Dino. Io un pochino, ma ho la prova che il serpente mi si è avvolto tutto nel braccio. Non ci voglio paura, pensare Dino. Non ci voglio pensare, Tomasino, non ci voglio pensare. No. Pensiamo, è stata un'esperienza, alle allodole, ai gufi e alle, sì, civette. Veramente tanti. Abbiamo liberato questi animali e per i bambini è stato un momento bellissimo, perché hanno visto tanti gufi, tante civette, le allodole. Anche un riccio c'era, lo sai? Poi l'hanno liberato lungo un corso d'acqua. Sono molto simpatici gli... Becco! Il beccuccio. Adesso passiamo alle ali, caro Tomasino. Quindi, unico taglio... Così, facciamo due alette. Don Dino, posso farti una domanda? Dimmi tutto. Noi abbiamo usato per realizzare il gufetto del riso, ma posso riempirlo con altro? Certo, ad esempio delle noccioline? No, le noccioline no, Tommasino, perché le noccioline dopo un po' di tempo si rovinano, quindi non è proprio igienico, non è nemmeno... Però un'altra cosa che possiamo utilizzare, ad esempio, è il sale grosso, quindi il sale... E addirittura quest'estate, quando andrete al mare... Ricordatevi di prendere un secchiello di sabbia e lo potete riempire addirittura di sabbia. Però, come priorità, prima mettere nel calzino un sacchetto, altrimenti la sabbia esce fuori, certo, dal sacchetto. Quindi ricordiamoci di questo piccolo dettaglio. Io nel frattempo faccio i dettagli delle ali, Tommasino. Ma come sono simpatici questi gufi! Sì, a me piacciono tantissimo. Io ne ho una collezione veramente imponente. Ogni tanto ne compro qualcuno, perché mi sono veramente simpatici con animali. E un poi giorno ti farò conoscere il mio amico gufo, che si chiama Ugo. Eh sì, ma mi sembra di averlo già conosciuto, Ugo, lo sai? Ma era ad una festa, o mi sbaglio? Ho fatto una canzone su di lui, te l'ho mai fatta sentire? Sentiamo. Ugo il gufo, ogni occasione è buona per sempre cantare. Non è mai stufo e adora il tartufo e crede anche negli UFO. Bellissima, Tomasino, basta. Era fantastica, non come ogni tua canzone. Ecco, terminato con le zampette, perché giustamente anche le zampettine, eccole qui. Sono viola come le mie. Sì, ma potete scegliere tutti i colori che volete. Io ho preferito questi perché mi piacciono tanto. E voilà, ecco qua. E voilà. I nostri gufetti sono prontissimi. Guarda che meraviglia. Belli. Sono belli quasi quanto quelli famosi. Tu ne conosci? Sì, ne conosco tantissimi. Tanti protagonisti. Abbiamo Edvige, Anacleto. Ma certo. Tanti cartoni animati hanno come protagonisti gufi. Pensa Anacleto un po'. È quello del Mago Merlino. È molto simpatico. Sì, è saggio soprattutto. Saggio a differenza te, quindi... di un pappagallo che hanno il mio laboratorio, che mi dà solamente fastidio e mi distrae in continuazione. Oh. Senza fare nomi, perché tu sei fantastico. Allora, eccoli qua e andiamo al nostro. Rivediamo insieme. Sì. Beh,
realizzare il nostro gufetto fermaporta, come sempre ci occorre pochissimo materiale. Prendiamo la nostra calza rigorosamente spaiata, la riempiamo con del riso, oppure, vi dicevo, con della sabbia, naturalmente avendo premura di mettere prima un sacchetto all'interno, oppure del sale grosso addirittura, o del grano, quindi tante tante cose. Cominciamo a realizzare i vari elementi che andranno a contraddistinguere il nostro gufetto. Partiamo dal nostro fiocco, quindi pieghiamo un pezzettino di gomma crepla, tagliamo gli angoli a formare quasi dei baffi, li incolliamo al centro e il nostro fiocco è pronto. Passiamo ora a realizzare gli occhi, quindi due grandi cerchi, poi due cerchi più piccoli, sempre con la gomma Eva. Possiamo realizzare anche il nostro becco, aggiungiamo le nostre ali, sempre con la nostra gomma naturalmente, oppure con un altro materiale che più ci aggrada e che preferiamo, le zampine e il nostro fermaporta è praticamente pronto per stupire i nostri amici. Oddino, ma tu poco fa hai parlato di Edwige di Harry Potter dicendo che è un gufo, ma invece è una civetta bianca! Perdonami, hai pienamente ragione, ma tu sai che ho poco tempo per guardare la televisione. Allora, in effetti, una civetta è molto più piccola di un gufo che invece raggiunge gli 80 centimetri. È più o meno di me! Certo, grande così, poi sono imponenti e meravigliosi e soprattutto molto saggi. Allora, ti è piaciuta la super idea creativa di oggi? Molto, Dodino! Anche utile ai bambini. Allora, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, ma prima vi lasciamo al cortone animato di oggi, che parla della vita di San Giacomo. Allora, bambini, appuntamento sempre qui su TV 2000 con Caro Gesù, con Dodino e con Tommasino. Ciao, ciao bambini! Bambini! Giacomo, con suo fratello Giovanni, più piccolo, era un pescatore nel lago di Galilea. Appena incontra Gesù, diventa subito uno dei discepoli più fedeli, uno dei 12 apostoli. Aveva un carattere forte e focoso, tanto che Gesù lo chiamava scherzando figlio del tuono. E la sua passione diventa ancora più grande con il dono dello Spirito Santo, il giorno di Pentecoste. Così Giacomo parte in missione, spingendosi lungo il Mar Mediterraneo fino in Spagna, dove per villaggi e città predica il Vangelo. Ma quando torna a Gerusalemme, il cattivissimo re Erode lo fa uccidere di spada. E il suo corpo sparisce. Viene ritrovato secoli dopo, seguendo l'indicazione di una stella luminosa, proprio nel nord della Spagna. In quel luogo hanno costruito un santuario bellissimo. E poi una città che si chiama Santiago di Compostela, cioè San Giacomo del Campo della Stella. Il più famoso cammino per tanti pellegrini, soprattutto giovani, provenienti da ogni parte del mondo. Ma non trovate che ha detto bene Tommasino, febbraio, il mese più corto? Ebbene sì, corto e anche freddo. Brrr. Bene, ho rubato qualche cosa di Tommasino per dire che siamo alla prima domenica di febbraio, ma è una domenica ricchissima, perché il Vangelo di oggi è una vera e propria sorpresa e un vero e proprio regalo. Sorpresa perché racconta una vicenda incredibile di come il Signore abbia chiamato a sé alcuni uomini. Uno si chiamava Pietro, anzi, lì per lì non si chiamava Pietro, perché quando Gesù l'ha conosciuto si chiamava Simone. E poi due fratelli di cui uno si chiamava Giovanni e l'altro, bambini, ma pensate un po', l'abbiamo conosciuto proprio poco fa, si chiamava Giacomo, San Giacomo. Ebbene sì, proprio lui che è sepolto a Compostela, che è una meta incredibile di pellegrinaggi. Anch'io sono andata a Santiago di Compostela, ci si va a piedi,
È un percorso molto bello, magari quando siete un po' più grandi potrete farlo anche voi con i vostri genitori, con i vostri amici. Io ci sono andata con i ragazzi dell'oratorio. E sì, e San Giacomo è lì ed è una delle mete di pellegrinaggio più importanti di tutta Europa e direi anche di tutto il mondo. E poi dicevo, questo Vangelo è un po' un regalo anche per me in maniera particolare, perché con questo Vangelo sono iniziate le sentinelle nel mio oratorio, che è il gruppo dei ragazzi delle scuole superiori. E un giorno con questo Vangelo abbiamo iniziato a dirci una cosa importante: Duchin altum, prendi il largo, coraggio, avanti. Ma perché dico questo? Perché sentite un po' questo Vangelo che cosa racconta. Gesù passa in un giorno lavorativo. È una mattina di lavoro lungo le rive del lago di Galilea. E c'erano, come di consueto, come tutte le mattine, i pescatori che erano tornati dalla notte di pesca, dalla notte di lavoro. E quando tornavano dalla notte, di mattina ripulivano le reti, cucivano quelle che si erano nel frattempo strappate. E così anche quella mattina c'erano tutti i pescatori che facevano questo lavoro. Gesù passa lungo la riva e incontra Simone. Incontra Simone e gli dice: senti un po', perché non prendi il largo e torni a pescare? Simone lo guarda e gli dice: ma abbiamo pescato tutta la notte, o meglio, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso niente. Ecco, pensate Simone come era depresso, come era sfiduciato. Perché bambini, io penso che capita anche a voi, quante volte magari non avete voglia di andare a scuola, e dici uffa, vorrei restare a casa. Oppure quando può capitare che non hai voglia di andare a giocare con gli amici perché magari vuoi restare a casa a giocare un po' col cellulare. Insomma, capita, no? Di dire non ho voglia. E così il povero Pietro, però Pietro aveva anche ragione perché aveva lavorato tutta la notte. E poi questo tipo strano che passa lì, che non era pescatore di professione e che gli dà il suggerimento a lui che da quando era piccolo aveva trascorso la vita sulla barca a pescare, gli dice: ma guarda, vai a pescare, prendi il largo e getta la rete da quella parte. Insomma, c'è voluta anche tanta fede e anche pazienza forse da parte di Simone per obbedire a questo strano maestro che gli comanda una cosa: prendi il largo, Duchin altum, eccolo qua, Duchin altum. Che bello, guarda, quando siamo scoraggiati, quando non abbiamo voglia di fare le cose, ecco, Gesù invece è sempre accanto a noi e ci dice: dai, prendi il largo, sogna in grande, desidera le cose belle, le cose grandi, non stare fermo lì a riva, cioè non stare fermo sulla tua noia, sulle tue cose, prendi il largo, dai che la vita è bella. Giacomo ha preso il largo, mamma mia, si è fidato, perché poi sono tornati davvero a pescare, hanno obbedito a Gesù e hanno preso così tanti pesci che veramente la rete si rompeva, hanno dovuto chiamare aiuto per essere soccorsi dal gran peso del pesce che avevano preso. E allora ecco che Pietro fa un gesto così bello, si getta nudo in acqua, corre verso Gesù e gli dice: Signore, abbi pietà di me che sono un peccatore, perdonami che non ho creduto che tu fossi davvero colui che ha il potere di mettermi le ali, di farmi volare, perché in fondo, bambini, noi abbiamo davvero bisogno sempre che Gesù ci dica: prendi il largo, vola, devi avere sogni grandi, grandi desideri, grandi sogni, e Gesù entra con te nei sogni buoni e ti aiuta a realizzarli, perché Gesù sogna per te il meglio.
Allora vogliamo cantare questa avventura di essere afferrati da Gesù che passa e chiama. Ecco, ogni giorno il Signore vicino a noi ci dice: dai, dai, prendi il largo, non ti fermare, avanti, avanti. Lascia che il mondo vada per la sua strada, lascia che l'uomo ritorni alla sua casa, lascia che la gente accumuli la sua fortuna, ma tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi. Coraggio bambini, Duchin Altum con Gesù, ciao! Legato alle mani e ai polsi, le mani, scusate. È un gufo, ma è una civetta! Ai, tutta bianca! Ma io pensavo rivediamo insieme, fermi, non mi ero fatto forma mentis, perdonatemi, stavo già... Credo, no scusate, mi devo girare, scusa, ho visto Paola, sì, ho visto Paola che stavo, io sta che è il momento.